Il giorno dopo la sentenza, la comunità ebraica ringrazia la giustizia d'Oltralpe. Il Tribunale di Parigi ha condannato Yassin Mioub all'ergastolo per aver ucciso nel marzo 2018 Mirelle Knoll, una signora ebrea di 85 anni sfuggita alle persecuzioni naziste, un episodio che aveva scioccato l'opinione pubblica. Dobbiamo ringraziare la Francia per esserci stata così vicina in un momento tanto difficile, ha commentato uno dei figli della vittima. Mia madre alla fine è stata vendicata, diciamo pure così, e anche noi ora ci sentiamo un po' più liberi. Il caso di Mioub era stato molto discusso nel paese, soprattutto perché i giudici avevano legato l'omicidio all'antisemitismo. Il tribunale ha condannato a 15 anni di prigione Karim Bakou, autore della rapina avvenuta poco prima dell'assassinio, ma prosciolto dall'accusa di omicidio. Secondo il suo avvocato difensore, l'uomo non ha agito per odio verso la comunità ebraica, non c'è traccia di sentimento antisemita. L'anziana, affetta dal morbo di Parkinson, fu uccisa con 11 coltellate, un brutale omicidio che aveva creato molta preoccupazione sulla diffusione dell'antisemitismo in Francia.